tutti, amici di Facebook e di YouTube. Oggi io e Sara vi prepariamo la crema pasticcera. Adesso Sara dirà, cos'è questo? Zucchero? Sì. Allora noi facciamo zucchero, farina, amido, latte, bacca di vaniglia. Bene. Questo tipo di crema pasticcera è fatta senza le uova e viene molto leggera e molto gustosa. Si abbina benissimo a tutti i tipi di crema possibili che si possono fare: al cioccolato, alla vaniglia, al caffè, alla gianduia e anche crema scintille. Gli ingredienti di questa crema pasticcera sono 200 g di zucchero, 50 g di farina, 80 g di amido di mais, una bacca di vaniglia e giustamente un litro di latte intero. Allora Sara, mettiamo i nostri 200 g di zucchero in un pentolino, mettiamo la nostra 50 g di farina, 80 g di amido e mescoliamo a secco in questa maniera. Fallo tu Sara, così mescola a secco, mescola e nel frattempo aggiungiamo un litro di latte. Così sarà, piano piano. Perfetto. Mescoliamo energicamente in modo tale che si sciolgano tutti i nostri grumoli. Continua a mescolare, Sara? Sì. Continua a mescolare così, amore? Sì. Ok, perfetto. Aggiungiamo la bacca di vaniglia. Se volete potete anche lasciarla così, o se vogliamo possiamo intaccarla e usare i semini della bacca di vaniglia. In questa maniera la nostra crema però verrà con questi piccoli semini di vaniglia. E se vogliamo evitare anche questo, possiamo benissimo lasciarla così, che viene ugualmente profumata, e nella nostra crema non ci sono questi semini della bacca di vaniglia. Allora, lasciamola così e mettiamo sul fuoco. Mescoliamo sempre in continuazione. Questo tipo di crema, se noi vogliamo, possiamo aggiungere anche un pizzico di colorante giallo. Ma se vogliamo possiamo anche lasciarla così, per farla diventare con il gusto che noi preferiamo. Possiamo fare la crema chantilly, possiamo fare benissimo la crema di cioccolato aggiungendo una ganache al cioccolato, possiamo farla anche al caffè, possiamo farla in tanti modi che vogliamo. Questa è una crema pasticcera di base. Fai così. Così, bravo amore mio. Facciamo assieme. Sì, amore mio. Aspetta, cambiamo, non toccare nulla.
mescoliamo con un cucchiaio di legno o di plastica. Così, brava. Quello serviva solo per togliere i grumoli. Farla così venire liscia la nostra crema. Ne continuo, nel frattempo continuiamo sempre a mescolare. Giusto, Sara? Sì, non puoi. Vuoi mescolare tu? E mescola tu, amore. Piano piano, capito? Così, amore mio. Piano, ok? La mia piccola Sara c'ha solo 2 anni. E già hai i fornelli, vero amore mio? Cosa stiamo preparando, amore? Quello con la cucina, papà. Una bella crema pasticcera, vero, amore? Sì, dopo con il latte. Con il latte, certo, amore mio. A te piace il latte, amore? Il latte. Brava, amore mio. Continua così a mescolare. Vediamo. Non cucinavo. Fai tu, continua tu, non ti faccio più, non ti tocco più, continua tu. Continuo io, dai, che ti sei stancata, vero amore mio? Ti bruci, amore? Ti brucio. Amore mio. Sara? Dai, continuiamo un altro poco. Non cucino. Vuoi fare tu solo? Sì. E fai tu sola. Dai. Così. Non cucino. Penso io, dai. Adesso faccio io perché devo fare. E vuoi continuare? E continua. Però dobbiamo continuare sempre. Sì, dai, continua. Continuiamo a mescolare. Aspetta, amore. Papà, cucina. Papà, basta. Non cucina. Ecco, la nostra crema è pronta. Ha fatto il suo bollore. E possiamo spegnere. La nostra crema pasticcera è pronta. Questo è un tipo di crema, abbiamo detto, senza uova. In effetti non viene con il colore giallo dell'uovo, ma se noi vogliamo dare del colore possiamo mettere del colorante giallo alimentare. Se non lo trovate si può anche usare lo giallo zafferano, che si trova benissimo negli scaffali dei discount. Se vogliamo aggiungere un po' di colorante, sempre alimentare, si capisce, vi faccio vedere come diventa la crema. Colorante giallo uovo. E la nostra crema pasticcera fatta senza le uova è pronta.
versiamo la nostra crema pasticcera in una teglia ampia per farla raffreddare. Silenzio. Allarghiamo così. La nostra crema pasticcera è pronta. Adesso la facciamo raffreddare e dopodiché, quando è fredda, la mettiamo in frigo per 24 ore. Dopo 24 ore la nostra crema pasticcera si presenterà in questa maniera. Adesso noi, per farla diventare più liscia, la possiamo benissimo raffinare con il nostro robot in planetaria. Giustamente la nostra bacca di vaniglia la toglieremo. E adesso siamo pronti per raffinarla. La nostra crema pasticcera è ben raffinata, liscia e omogenea. Questa è cosiddetta anche una crema di base. Infatti, su questa crema possiamo fare anche una bella crema chantilly. Potete anche realizzare una crema al cioccolato semplicemente aggiungendo della ganache al cioccolato. Questa ganache al cioccolato potete anche vedere il video che ho già fatto. Il quantitativo è più o meno 500 grammi di crema pasticcera e circa 500 grammi di ganache al cioccolato. Poi vedete voi, dipende dal vostro gusto quanto basta. Allora,
Un saluto da Sara Deiana e Giuseppe Deiana. Arrivederci, alla prossima. Di ciao, amore. Ciao, ciao. Così, amore. Ciao, ciao. E i nostri amici di YouTube, di Facebook, non li vuoi salutare oggi? No. Come no? Perché? Sei stanca oggi? Sì. E dai, fai un saluto e andiamo, dai. Ciao, ciao. Dai, amore mio. Ma così i nostri amici si offendono? No. Non si offendono, tu pensi? No. No? Allora dai un bacino così. Ciao a tutti. Ok? Ok. Allora, ciao a tutti.